Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Return One Way Trip. L'ultima volta dovevamo trovare i vestitini alle bamboline. Io ho avuto un'idea. Praticamente da qualche pizzo, se non sbaglio, c'era una similstoffa. E la facciamo diventare rossa col sangue, perché era quello che avevo pensato pure nell'episodio precedente. Però non ho dato peso, mi sa, qui da sti pizzi, questa. Eh sì, infatti, elegante e bianca, quindi io direi questa se la fregamo. Oh, che bello. Ha preso soltanto delle strisce di questo qua. Perfetto. E adesso le facciamo diventare rosse grazie al sangue nel cesso. Quindi andiamo qui. Ok. Le strisce, eccole. Non posso crederci che lo sto facendo, te tocca. Sono diventate bagnate col sangue. Devo prenderle. Va bene, quindi adesso le metteremo qua. Questi bei vestitini sanguinolenti. Ehi, tutti qua. Non ti puoi avvicinare, mi spiace. Protegge il bimbo. Però perché il genitor ce l'aveva quel ragazzino? Ah, è uscito fuori qualcosa dal tempietto degli Ojizosama. Ah, una foto di famiglia. E chi è il padre? Questa povera famiglia. Mi chiedo cosa l'abbia fatti separare. Ecco perché la moglie del genitor è così triste. Magari lei si sentiva in colpa di mettere a rischio il suo matrimonio col genitor. Che si separassero, insomma. Vabbè, tutta sta fatica per la foto di quelli. Vabbè. Mo gli do la foto, però, al fantasma di quella. In teoria adesso ci farà passare, credo, no? Come se correva, non mi ricordo. Come corre? Ah, ok. Si sa mai che possa servire. Allora, Ciccia, guarda, una cosa per te che ti tirerà su di morale proprio. È questo il motivo perché sei arrabbiata? Questo è quello che è successo a te e tuo marito? La fotografia si è bruciata tra le fiamme ed è diventata cenere in pochi secondi. Non volevo farla soffrire in quel modo, ma dovevo andare da Canaia. Però scusa, no? Cioè, allora, il genitor sa fa con mica con la zozza, no? E mica con la zozza è incinta e non si capisce se vuole abortire o se sa fa con il medico. Non si è capito bene sta cosa. Però il ragazzino che scappava non era il figlio della tipa, infatti in foto sembra il figlio della tipa, che aveva preso la bambola dei Ayumi. Mi sto a confondere? Boh, non è chiaro. E ora cosa c'è? E questo? Chi è? Sen? No, chi è? Kazuki? Sei davvero tu? Ah, il Roscetto, ok. Che infinito. Gobstopper of the fuck. Sarà un qualche tipo di smadonnamento, cioè non lo so. Onestamente non lo so. Saki? Sei davvero tu? Ah, ok, quando ha smadonnato ha riconosciuto che era lui. Dove sei stato? È difficile da spiegare. Credimi, so cosa vuoi dire. Potremmo parlare dopo. Kanae? Kanae? Dov'è? Te lo stavo cercando di dire.
È rinchiusa in una stanza nel prossimo vagone. Magari puoi aiutarmi a tirarla fuori. Butterò giù quella dannata porta se devo. Sì, devi, andiamo. Ok, mo sto col fantasma di questo. Perché secondo me sono morti tutti, compresa la protagonista. Allora, questa è la stanza del giovane compositore, ma non ha tempo adesso. Non dobbiamo andare da Canae? Sì, vabbè, mo ci andiamo. Va bene, non mi ci fanno vedere cose. Manco qua? Ah, ok. Ho preso un towel. Che poi dovrebbe essere un asciugamano, praticamente. Canae, sei ancora con noi? Sono tornate. Kazuki è con me. Kazuki? Sì, qui, baby. Che diavolo? Merda. Saki? Dannazione. Abbiamo bisogno di una tavola o qualcosa per passarci sopra. Mi stai prendendo in giro? Non riusciremo ad andare da nessuna parte con quella maledetta cosa. Ragazzi, che succede? È tutto ok, dacci soltanto qualche secondo. Oh. Eccola, io sto fuori. Mazza, coraggioso, stronzo, ma lasciavo da sola. Maledetto, Kazuki, no! Che sta succedendo là fuori? Sì, Kazuki è andata a chiedere aiuto, a cercare aiuto, quel cazzo. Cosa ora? Ma non ha senso. Tu resisti. Tornerà. Nel mentre devo da fare una cosa. Ma scusi. Prende, si tiene lo stomaco. Non attacca, ma non ci farà passare. Cosa c'è che non va in te? Sei malata? Come può un fantasma avere mal di stomaco? Non è stomaco. Devo far tornare Kazuki qui e capire cos'ha quel fantasma. Non ho ragione di andare qui, Kanai sta aspettando. Manco qui, guardi. Ah, vabbè, io prendo i towel ovunque, va bene. Significa che ci devo andare? Qualcosa o qualcuno è qua dentro? Quelle urla? Devo aiutare chiunque sia lì. Siamo sicuri di entrare? Ah, siamo nella cabina del dottor Clark. C'è qualcuno? Per gli dèi. Ne ha avuto abbastanza? Donna? Ma sir, io ho sentito una donna. Sembrava che stesse soffrendo. Smettila di bladerare e vieni qui. Che cos'era? C'è una composizione, una pagina di una composizione breve. Una melodia scritta a mano. Aspetta, qui che c'è? Un vecchio armadietto. E non c'è niente però. Qua posso andare? Ho paura della tenda. Ci hai messo così tanto, donna, finalmente. Hai portato gli asciugamani? Ecco a cosa servivano. La donna sta morendo, cioè sta uscendo sangue. Ne ho bisogno di tre. Ah, ok, siamo infatti nella cabina del dottore. Quindi probabilmente lei stava partorendo, ma ci sono stati dei problemi. Quindi forse alla fine non è che ha abortito, ma ha avuto problemi nel parto. Non lo so. Ah, dottore, che sta succedendo? Ok, io ne ho due di towel. Dobbiamo trovare il terzo. Quindi lei praticamente sta così perché ha perso il bambino, allora. Non è chiaro. Vabbè, dobbiamo trovare un altro towel comunque.
Mo, quel rincoglionito, dove sono andato a nascondere? Qua ci sarà un terzo tavolo, no? Sta andato? Boh, non mi piaceva fare niente, dice dobbiamo dare retta a quello. Qua non ci stanno towel, vediamo un po' qua. No. Eccolo. Sta qui a piangere nell'angoletto. Eccoti, che cos'era quello? Mi dispiace, Saki, ho solo perso. My shit. Lo pensi davvero? Ma non riesco ad avere a che fare con quella robaccia di merda. Ero in quella stanza e ho sentito qualcuno tossire in una delle stanze vicino a me. E poi ho sentito litigare in entrambe le stanze. Non eravate voi, ragazzi? E stavo impazzendo. Ascolta, ho bisogno del tuo aiuto per riuscire ad arrivare a Kanae. Penso che insieme riusciremo ad aprire quella porta. Vuoi aiutarmi ad aiutare Kanae o no? Certo, ok. Ma con lui alla gamba c'è il pantalone rotto. Comunque mazza che caga sotto. Porca vacca. Vergognati, ma hai lasciato da sola? Allora, Salvatina. Di qua non me ce va. Dobbiamo trovare un terzo towel. Quindi dobbiamo rigirare un po' tutto. Qua c'è niente, qua c'è niente. Boh, mi ci mandi nelle stanze? Ok, adesso mi ci manda. Qui c'è sempre la Teru Teru Bozzo che rimane là. E va bene. Ah, mo mi fa vedere il cassetto qua. Questo è aperto. Eccolo il terzo towel. Adri, andiamo subito lì. Poi in caso torniamo a vedere se manca qualcosa. Ci mette una vita, inizia a correre. Allora, la stanza mo qual era, mica mi ricordo. Questa, sì. No. No, ma dai. Dannazione, devo liberarmi di lei prima di far tornare qui Kazuki. Mazza, che è buona merda, ripeto. Dunque, dottore, le ho portato i towel. Gli asciugamani. Prima che ho cliccato, perché vacca non l'ho letto. Ma quindi è morta di parto? Oddio, c'è la panza che non è scheletrica. Che cosa, che scena brutta. Cos'è successo qui? Praticamente c'è un corpo fantasma che è impossibile che sia incinta. E sta allungato nella vasca da bagno. E quindi che ci devo fare questo? Ti è un fiore? E un cesareo? Ti devo tagliare io? Ma che davvero? Non credo possibile che lo sto facendo. Io non voglio vedere però. Le lame scivolano nel corpo, come se la carne fosse della carta. Boh, vomito. O se bambole. Ina Matsuri Doll, con tanto de budella che si vedono. Penso di aver scoperto il segreto che stava nascondendo da suo marito.
Ecco perché ne ha parlato al dottore, ossia che partoriva bambole. Che schifo, raga. Se continuo a guardare questo diventerò malata, al minimo. Ma che bambola? Cioè, sta bambola che vuol dire? Una bambola tradizionale giapponese che è ricoperta di sangue. Schifo. Dunque, lei ha nascosto il fatto che era incinta, cioè il marito non lo sapeva, quindi era incinta di un altro? No, ho capito. Come fanno a non accorgersi del panzone al marito, rincoglionito? È questo? È questo che ti causava tanto dolore? Dall'inferno. Allora sembra che sia senza fine questo buco nel pavimento. Come facciamo ad arrivare a Canae? Abbiamo qualcosa che ci faccia da ponte. Vabbè, adesso quel rincoglionito in teoria viene con me, no? Comunque è stata una scena abbastanza brutta. Diciamo tutto il gioco tranqui funky, sta scena schifo. Soltanto che non ne sono chiare determinate cose, quindi spero che poi verranno spiegate. Se n'è andata via, cuore impavido. Me lo meritavo. Ok, andiamo. Io mi vergognerei, cioè, ragazza tua è rinchiusa e tu sti cazzi scappi via, vergognati. Fa bene Adama la protagonista, molto più coraggiosa di lui. Allora, noi dobbiamo trovare un qualcosa con cui possiamo passare, quindi io direi diamo un'occhiatina a tutto. Va bene. Io però volevo un attimo una salvatina perché vorrei evitare di rifare la scena, quella del taglio da panza, insomma. Mi è bastata una volta, direi. Quindi scusate, ma torno un attimo indietro a salvare. Così guardiamo se per caso anche qua potremmo prendere la porta in verità quella a terra, se riescono a trasportarla. È un po' pesante, immagino. Però vediamo, magari in due ci riescono. La possiamo prendere? No, non volevo entrare. Volevo prendere questa porta. È troppo pesante per una persona, ma siamo due. Ehi, aiutami con questa. Va bene. Allora, stanno a fare una fatica del cavolo. Ma come apriamo sta porta? Ah, voglio capire come hanno aperta la porta. Che carini che sono tutti affaticati. Moria, qualche mostro e non possiamo correre, già lo so. Hop. Ma pure scendere qua e risalire era pratico questa cosa. Dai, un altro po' di sforzo e siamo arrivati su. Mettila là. Poggiala. Ok, la porta ha coperto l'intero buco. Ha funzionato, non c'è possibilità di cadere di sotto, ma non si sa mai. Grazie a Dio. Non voglio pensare a dove potesse portare. No, manco io. Vai, ciccia. Ok, è arrivato il momento. Bisogna tirare i canai fuori dalla cabina. Ma non ci pensi te? Ah, ok, non era quella la porta. Ah, era te allora. Stavo per diventare un fantasma aspettandovi. Oh, grazie a cazzo. Non rompere le palle. né scher non scherzare, baby. Dai, aiutami con questa porta. Ok,
Kazuki, prendi la maniglia. Kanae, noi spingiamo la porta insieme. Quando dico via, voglio che spingi la porta con tutta la tua forza. Ci proverò. Pronti? Uno, due, tre. Vai! Quanto sono carini quando si sforzano. Penso stia funzionando. Ce l'abbiamo quasi fatta, baby. Che cosa è stato? Ignoralo. Continua a spingere. Che cos'era? Sbrigatevi, ragazzi. Non sono più qui da sola. Ci siamo quasi, Kanae. Spingi di più, Kazuki. Oddio, che cos'era? No! Kanae? Continua a spingere. Ci siamo quasi. Oh. Oddio, Kanae, resisti, ci siamo quasi. Oh, e che cacchio c'ha sta porta? Manco un cavò. Sen? Sen? Oddio, io sono diventata di capelli bianchi tipo Maria Antonietta. Oddio, che inquietante. Se siamo giocati pure Kanae, a posto. Quindi era ancora viva, in verità. Capitolo 8, Reckoning. O Reckoning. Quello capirai, vabbè. Cos'è successo? Cosa può aver potuto causare questo? Non lo so, Kazuki, è stato Sam, in verità. E questo posto non va bene. Oh, Kanae. Volevo proporle, mazza, di sposarla in questo viaggio. Anello. Oh, Kazuki. Non gli piacevi tu, gli piacevo io. No, Kazuki, no, non lo farei se fossi in te. Cosa? Che diavolo è successo? È sparita. E c'è una rosa al suo posto. Deve essere quello che è successo aiuta. Ma che significa? Praticamente loro diventano delle rose quando crepano. Quindi se siamo giocati Yuta, se siamo giocati Kanae, che Kanae era meglio comunque di questo, che questo mi pare anche io. E perché ha detto il nome di Sen? Anche lui stava lì. Sen, sei lì dentro? Sen? È sparito di nuovo. Sen, ti troverò. Kanae. Dai, Kazuki, andiamo. Dove? Siamo intrappolati. Con tutti quei fantasmi, demoni o... Ancora però non credo in fantasmi e demoni. Kanae è morta. E ci verranno a prendere. È soltanto una questione di tempo. Io non mollo e non dovresti farlo neanche tu. Ora rimettiti in piedi e vieni con me. Ok, dove? Il genitor e sua moglie stavano nella prima cabina di questo vagone. Forse possiamo trovare qualcosa qui. Se forse li aiutiamo, forse aiuteremo noi stessi. Quindi cioè colpa loro che sta succedendo tutto questo, boh. Sen non è qui, ma c'è qualcosa in questa stanza. Però non c'entra. Paraganae. Adesso mi fai vedere il cucù, prima no. È rotto ed è un antico cucù. L'orologio però manca. Ah no, all'orologio manca una lancetta. Avevo un orologio così quando ero piccola.
guardavo suonare ogni ora e quel piccolo uccellino danzava, veniva fuori da lì. Dobbiamo trovare la lancetta, quindi. Ah, qui ci vuole una combinazione, quindi. Il tavolo, la foto del matrimonio. Questi sono loro. Sembravano così felici. Non credo. Tutto quello, qualsiasi cosa sia successa a loro li ha resi tristi. Qualsiasi cosa abbia ucciso Kanae e Yuta anche. Era arrabbiato. Molto arrabbiato. Il pendente. Che sta succedendo, Saki? Qualcosa sta arrivando. Ah, è la cameriera. Ok, il suo nome è Kiyo. Beh, eccola, mi sembrava ragazzino. Ha preso la foto. Ha strappato la foto. La metà di quello che c'è scritto dietro dice: Minako Tachibana. Il 19-4, quindi aprile? Chi se ne frega di una vecchia foto? Dobbiamo uscire da qui, Saki. È come se a lei non riuscisse a vedere che loro fossero felici, neanche in una foto. Sa, ci sta nascondendo qualcosa. Andiamo, Kazuki. Seguiamola. Sei pazza? Stai qui oppure vieni con me? Sono stufa di essere comandata come se fossero delle bambole o dei pupazzi, delle marionette. Hai vinto, guida. Andiamo, Kazuki. Non puoi essere seria, Saki. Da questa parte. Sembra che lei sia andata fuori. Praticamente la porta alla fine ha perso, è come se fosse stata scardinata. E noi stiamo seguendo per questo fantasma, perché? Perché dobbiamo far tornare indietro Sen e dobbiamo aggiustare questo. Se non fermiamo qualunque cosa sia, forse Yuta e Kanae saranno le sue loro ultime vittime. E come saresti in grado di farlo? Non ne sono sicura, ma dobbiamo provare. Ah, direi, proviamo un attimo. Che strada ora? Fuori, via. Ovunque, ma non qui. Ti prego, Saki. Non vuoi fermare tutto questo? Per Kanae? Non vuoi aiutarmi a trovare Sen? Sei sempre stato Action Man, Kazuki. Action Man! Ho combattuto soltanto battaglie che conoscevo, che sapevo, alle quali sapevo di poter vincere. Dovresti saperlo? Capisco, mi rendo conto che non ho mai notato delle cose su di noi prima di questo viaggio. Che intendi? Meglio che non lo sai. Oh merda. Ah, ha aperto la strada. Da quella parte. Corri, Kazuki. Sì, però fammi salvare. Momento. Ah, siamo andati al tunnel 2, quindi possiamo andare a vedere le altre cabine. No, non mi ci fa andare, la strada è sbagliata.
È la via giusta, lontano dal fantasma. Andiamo, Kazuki. Dobbiamo vedere che dobbiamo da fare. Questa rosica non mi fa salvare. Vabbè, spero ci sarà qui. Tunnel 2. Qui che c'è? Wow, un pezzo di metallo che sembra venga da un'esplosione. È un tubo praticamente. Sembra molto solido anche se tanto arrugginito. Potrebbe essere utile. Non è che devo combattermo, no? Ah, non lo posso prendere? Aspetta. Ah, l'ha preso. Ok. Ah, perché mi si illumina ancora qua? Non l'ho capito. Ah, lì non mi ha fatto salire. Qui c'è qualcosa che si illumina. Ah, l'altra parte, l'altra metà della foto del matrimonio. Ah, oh, ora si stanno insieme. Possiamo vedere cosa c'è scritto dietro. Atsuo Matsumoto e Minako. Ah, Minako, non Mikako. Minako Tachibana. 4 dice... Ah, ok. 4 dicembre 1943. Ma perché l'ha buttata qui in questo modo? Oh oh. Tirami fuori, Kazuki. Tirata fuori, spero. Quella cosa mi ha quasi tirato sotto al treno. Ha provato a fregarmi. Lo pensi? Dunque, chi è? Forse con questo ci riuscirò. Ah, allora l'ha presa, l'ha tirata via, ma è tornato velocemente. Non ha funzionato. Ah, ecco perché mi si illumina più volte, quindi. Oh. Riprendilo, va. Non mi prende più. Azz. Oddio, ma vai a salvare per favore. Fatemi salvare. Ah, ma sì, ok. Perché si è fermato? Fai attenzione, Kazuki. Tu mi dici di fare attenzione? Io non voglio neanche stare qui. Ah? Credo che qualcosa sia qui. Che sta sotto le assi del treno. Ah, il disegno di un bambino. Ah, allora, ok. Però non abbiamo la lancetta. Il tempo vale indietro qui. I specchi sono il mare più calmo. Cerca il tempo giusto. Quella ragazzina è inquietante. Così, eh? Aspetta, fatemi salvare. Voglio solo salvare. Bene ragazzi, dai, ci fermiamo qui. Oggi è stato un episodio abbastanza inquietante, onestamente, non me l'aspettavo. Un paio di scene veramente. E niente, quindi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo episodio. Alla prossima!